Cominciamo i nostri approfondimenti, cominciamo a parlare di violenza di genere come annunciato, lo facciamo con la procuratrice della Repubblica di Taranto, la dottoressa Eugenia Pontassuglia, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottoressa, abbiamo letto i dati della relazione dell'anno giudiziario, si parla di un elevato numero e soprattutto di un fenomeno, quello della violenza in particolare sulle donne, ma sulle fasce deboli, se vogliamo, che insomma sono abbastanza significativi. 957 procedimenti, diciamo, in generale, di cui 262 per stalking. Che dato è, dottoressa? Come leggerlo? È un dato, dicevo, un dato molto preoccupante questo, però è in linea con la media più o meno nazionale. Il fenomeno non lo dobbiamo leggere soltanto come fenomeno di grave che interessa il nostro territorio, perché se leggete la relazione del primo presidente della Corte di Cassazione ritroviamo le stesse considerazioni che sono state fatte sul nostro territorio anche a livello nazionale. Purtroppo è un fenomeno che continua a interessare l'Italia in generale e le zone meridionali con maggiore rilevanza. Diciamo subito però, per farci capire, che cosa intendiamo per codice rosso. Sì. Cioè, tutti i reati di codice rosso sono su quelli che riguardano l'aggressione a vittime vulnerabili che possono essere sia donne sia soggetti fragili. Nel caso di donne chiaramente rilevano tutti quei reati di violenza domestica, in senso fisico, psicologico, sessuale. Certo. Ci sono due dati che riteniamo insomma positivi. Il primo, che a differenza dell'anno scorso, nella relazione appunto viene fuori che non ci sono iscrizioni per procedimenti per ipotesi di femminicidio, quindi diciamo l'escalation massima. Dall'altra parte il fatto che comunque procedimenti penali per queste tipologie di reati comunque vanno avanti, sono stati tutti smaltiti, non c'è un accumulo rispetto magari ad altri ambiti dove purtroppo lo registriamo. Sì, perché la Procura di Taranto ha un'organizzazione che rispecchia le direttrici della legge, che sono quelle introdotte nel 2019, con la legge 69 del 2019, quindi questa tipologia di reati segue proprio la procedura cosiddetta codice rosso, vengono immediatamente iscritti, viene valutata qual è la gravità dei fatti denunciati e a seconda della rilevanza si interviene quanto prima possibile per poter tutelare la vittima e nello stesso tempo adottare delle misure di prevenzione anche nei confronti del soggetto maltrattante. Motivo in più per affidarsi allo Stato e denunciare queste violenze. Grazie alla dottoressa Eugenia Pontassuglia per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro. Arrivederci, salve.